mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Antonello, che mi chiede di parlare del film del 1960 Jigoku, giapponese, del maestro Nobuo Nakagawa, che qui crea uno dei primi esempi di cinema splatter e violentissimo, con tocchi psichedelici, un uso incredibile del montaggio, della fotografia. La storia è quasi un pretesto, la storia è questa di Shiro, che insieme a un amico scapestrato praticamente una notte, in un incidente automobilistico, ammazza uno yakuza. Il nostro racconta tutta la moglie incinta, che fortuitamente però muore anch'essa, e per un caso o per l'altro lui e tutti i suoi amici e parenti che gli stanno intorno moriranno e andranno all'inferno a soffrire le peggiori pene che esso ci porterà. Questa è la trama del film, un film meraviglioso, un film completamente assurdo, dove l'ultima parte è un viaggio psichedelico assoluto e immersi in un mare di sangue, in un mare di gore e splatter, qui ovviamente la violenza sulle carni mai viste, probabilmente il primo vero film splatter di questo tipo, così violento, così fondamentalmente potente, così anti-giapponese nella sua costruzione, visto che lo splatter era quasi negato in realtà dal Japan Horror di quel periodo. Un film che, come hanno detto in molti, da Nakata a Kiyoshi Kurosawa, passando per Miike e altri, e Sion Sono, lo adorano, e se ne capisce il perché, ripeto, perché nella sua costruzione in realtà ribalta quello che era poi l'inferno dantesco in un modello quasi buddista e shintoista, e lo trasforma a seconda delle pene che devono subire i nostri. Ed è un film che, specialmente negli ultimi 10-20 minuti, poi lascia veramente sbalorditi. Prima di tutto perché il film è costruito in maniera enorme, nonostante, ripeto, la trama sia quasi un pretesto per fare una specie di Aksan 2, in realtà il film poi viaggia proprio per la grande costruzione che riesce a fare questo nostro regista con due lire, perché era un film sulla casa della Shoito che stava fallendo e che fallirà dopo questo film. Aveva tre lire a disposizione, eppure riesce a tirare fuori un film che ha degli effetti speciali che funzionano benissimo, degli attori convincenti, e su una storiellina base ci tira fuori quello che voleva tirare fuori, ovvero una storia sull'inferno e tutta la violenza che ne può venire fuori e l'orrore che ne può uscire, appunto. Questo, ho detto, è un film fantastico che vi vede il montaggio di Toshio Goto, che funziona alla stragrande e rende il ritmo perfetto. Poi ci sono la fotografia magnifica di Mamoru Morita, rende giustizia. Qui siamo di fronte a un avant pop, quasi pop art prima di esserlo. Il sangue è a litri per l'epoca, e in più l'utilizzo anche di un certo tipo di ombre, come all'inizio, insomma. Poi non sto a spiegarvi tutto, perché è un film in realtà visivo, è un film che va visto, è un'esperienza, una narrazione che non esiste sulla carta e che diventa tale invece grazie alla meraviglia di una regia fantastica e, come ho detto, di un uso stupefacente, montaggio, musiche di Michiaki Watanabe che si mescolano alla musica classica. Quindi per me è un film assolutamente da non perdere, un film incredibile dove gli attori tutti si davano una mano per costruire il set, tutto perché era bassissimo costo, per cercare di salvare la casa di produzione, che non si salvò nonostante il film riuscisse ad arrivare nelle sale. Naturalmente il film è stato un classicissimo negli anni 90, due remake giapponesi, uno thailandese, ma nessuno vale la potenza di questa meraviglia, veramente di questa meraviglia assoluta. Un incubo a occhi aperti che veramente ti arpiona, ti tiene lì, ti tiene attaccato, e che regala uno dei film visivamente più spettacolari che mai si siano visti. Secondo me veramente è meraviglioso. Questo per me è un film dell'orrore di Velli che sono una pietra miliare, che ha cambiato completamente il cinema. La parte dei bambini non nati, non battezzati, è assolutamente da cardiopalma e da pelle d'oca, così come un altro paio di momenti sul finale che sono veramente eccellenti. Di più non vi voglio dire, perché secondo me questo è un film che non ha visto nessuno, un film che ama Tarantino e che amo pure io, e che amano un po' tutti quelli che amano il cinema. Un'opera d'arte orrorifica, piena zeppa. Il link è qui sotto. Per me questo film è meraviglioso, Jigoku del mitico Nakagawa, che porta a casa un capolavorone. Non che altri suoi film, che poi ha girato 3-4 ore, poi si è dato ai drammi, Vita sociale, non che gli altri non valgono, anzi un regista mostruoso, riscopritelo, ma questo è veramente un cult e un classico assoluto, almeno per il sottoscritto capolavoro.